È stato un gesto naturale, perché come parte integrante di questa società è il minimo che si poteva fare, è quello di partecipare. Anche, sappiamo che 15.000 euro è una cifra simbolica, molto simbolica per quello che sono le spese sostenute dal Sistema Sanitario Nazionale, però il nostro voleva essere un gesto simbolico di partecipare per sensibilizzare anche tutta la popolazione, no? Per poter dare, diciamo, un piccolo contributo. Oggi finalmente abbiamo concluso quella che è l'attività della raccolta fondi da destinare alla città della salute di Torino. Con oggi abbiamo ricevuto i fondi raccolti sulla piattaforma GoFund e abbiamo fatto il bonifico sui conti della città della salute. Ecco. Sono esattamente 15.405. Sono stati raccolti, diciamo, sulla piattaforma GoFund, questa iniziativa promossa dalle moschee della città di Torino, iniziata, diciamo, a metà dell'inizio dell'emergenza Covid e conclusa oggi. È partecipato un totale di 13 moschee della città di Torino più l'Associazione della Promozione della Palestina. L'iniziativa è cominciata da alcune di queste moschee che hanno partecipato, che hanno promosso, diciamo, questa iniziativa. Abbiamo fatto qualche incontro, ovviamente per l'emergenza Covid non potevamo incontrarci, ma l'abbiamo fatto su piattaforme online con Zoom. Ci riunivamo e facevamo, diciamo, gli avanzamenti. Si è deciso di iniziare con una donazione fissando un tetto massimo di 15.000 euro e si è iniziato dicendo: ogni moschea parteciperà con una somma di 500 euro. E il tutto viene, diciamo, promosso con i fedeli musulmani e non, per arrivare alla somma, diciamo, il tetto massimo. Nel caso non fossimo arrivati, la differenza l'avrebbero aggiunta le moschee che avevano partecipato. E così è stato. Quindi, oltre alla somma di 500 euro, abbiamo aggiunto altri 200 euro per ogni moschea. Questa iniziativa fa parte di una campagna che si chiama Nuvole della Misericordia, che comprende, diciamo, rivolta alla cittadinanza per, diciamo, alleviare questi che sono gli effetti del Covid-19. Consistono anche nel raccolta fondi per fare delle forniture di generi alimentari, quindi organizziamo dei pacchi di generi alimentari destinare alle famiglie che si trovano in difficoltà e questi sono destinati indifferentemente a persone di fede musulmana e non, che partecipano, diciamo, che frequentano le moschee e non.